Ci torno, anche se ne ha fatto cenno il dottor Bartelloni, le cifre della droga sono cifre spaventose. Qui sono vecchie slide, avete ancora il dato del 2013, ma non è che quello del 2014 o il 2015 sia diverso, più o meno i numeri sono gli stessi. In un anno muoiono oltre 200.000 persone direttamente a causa della droga, sono due morti ogni 5 minuti. Detto in altre parole, se aveste la bontà di stare qui 2 ore per una conferenza, alla fine nel mondo un'altra cinquantina di persone sarà morta per droga. In realtà però i morti sono di più perché i 210.000 sono le vittime dirette della droga, sono dati delle Nazioni Unite, fonte insospettabile, ma ci sono per esempio 1.600.000 drogati che hanno contratto l'AIDS per ragioni legate alla droga e molti di questi muoiono. E poi ci sono gli omicidi, le rapine fatte per procurarsi la droga, e anche qui ogni tanto qualcheduno ci lascia la pelle. Quindi in realtà i due morti ogni 5 minuti probabilmente sono 3 o 4. Allora, sono numeri di una guerra e sono forse anche numeri di una rivoluzione. Benedetto XVI parlava della rivoluzione contemporanea come di una rivoluzione antropologica, facendo riferimento al 68. Effettivamente una delle cose più caratteristiche del 68 è l'apologia della libera droga. Allora, se è una rivoluzione, la possiamo studiare come una rivoluzione. Alleanza Cattolica privilegia un autore cattolico brasiliano, Plinio Corrêa de Oliveira, che dava alla rivoluzione un senso molto ampio, di un processo di negazione delle verità naturali e cristiane. Ebbene, di questo processo Corrêa de Oliveira distingueva 3 livelli: il livello dei fatti, il livello delle idee, il livello delle tendenze. Ci sono dei fatti, dei morti, dei fenomeni che ci colpiscono. I fatti però di solito non si generano da soli, nascono da idee. E anche le idee le elabora qualcuno, ma non le elabora casualmente, le elabora sulla base di una serie di modi di vivere, di modi di comportarsi, cioè di tendenze. Allora, molto rapidamente, la rivoluzione della droga nei fatti, beh, ne abbiamo parlato abbondantemente, c'è un fatto ed è che la droga fa male, anche quella sedicente, leggera, e c'è un altro fatto, che i danni che provoca la droga, lo ricordava adesso Alfredo Mantovano, non si riducono ai danni diretti, perché poi ci sono le rapine, gli incidenti stradali, la perdita di ore di lavoro, il peso sul sistema sanitario, tutte cose che danneggiano anche chi non si droga. I fatti sono una materia dei sociologi. Ahimè, il più grande attivista per la legalizzazione ulteriore della droga è un mio collega, Luigi Manconi, il quale sostiene, insieme ad altri sociologi, anche italiani che insegnano all'estero, come il professor Varese, per esempio, in tutti i convegni loro sostengono sostanzialmente due argomenti. Uno lo salterò perché ne ha appena parlato Alfredo Mantovano, è quello relativo al crimine organizzato, ma l'altro è un argomento molto curioso ed è quello secondo cui quando un fenomeno è generalizzato, cioè loro dicono tutti si drogano, non è proprio così, magari in questa sala c'è qualcuno che non si droga. Il Parlamento è difficile perché dice sempre
professor Serpelloni, che ci sono i questionari che mentono, ma poi ci sono le acque decidue che non mentono, e se uno guarda le acque di scarico della toilette del Parlamento, l'incidenza di droga è molto superiore alla media nazionale, che ci spiega come vengono fuori un certo numero di leggi, ma effettivamente Parlamento, però siccome qui non siamo in Parlamento, non è vero che tutti si drogano, però certamente, come diceva dottor Bartelloni, sono parecchi quelli che si drogano. Allora, l'argomento è: se ci sono tanti che fanno una cosa, buona o cattiva che sia, e bisogna legalizzarla, perché sennò la legge perde credibilità. Salto la questione della criminalità, anche la Santa Sede dice che non è vero che legalizzare la droga danneggia la criminalità, in realtà la favorisce. Allora, il problema, se a fronte di un comportamento sbagliato ma molto diffuso la legge debba girarsi dall'altra parte oppure debba intervenire, non è un problema giuridico e non è neanche un problema sociologico, ma in realtà è un problema filosofico, è un problema morale. Qual è il ruolo della legge? Qual è il ruolo dello Stato? Esiste la verità? Esistono dei valori o ha ragione il relativista? Vedete qui i radicali, anzi no, questi sono i giovani comunisti, giusto o sbagliato non può essere reato, che è un bello slogan, però presuppone già che uno accetti la premessa filosofica del relativismo. Allora, il ragionamento secondo cui tutto quello che è molto diffuso per tutelare la maestà o la credibilità della legge, come dicono Manconi e Varese, deve essere legalizzato, è un po' la solita storia, l'abbiamo già visto altri esempi, si applica solo alla droga, perché io penso, per altre ragioni, che le sue statistiche siano esagerate, però per esempio il professor Varese è noto per sostenere che in Italia c'è un comportamento quasi più generalizzato della droga, che è la corruzione, però non propone di legalizzare la corruzione. E qualche tempo fa mi sono divertito a prendere un discorso parlamentare del senatore Manconi e a trascriverlo in un articolo su un giornale online, senza cambiare una virgola, ma sostituendo semplicemente droga con corruzione e cannabis con bustarelle. E allora il discorso veniva: onorevole colleghi, la legge in Italia non è credibile perché la maggioranza degli italiani fa uso di corruzione. E allora, per preservare la dignità della legge, non rimane che legalizzare la corruzione e permettere la distribuzione di bustarelle presso appositi pubblici esercizi dove lo scambio possa avvenire in condizioni di sicurezza. Si eliminerebbe, è un discorso del senatore Manconi, io cambio solo una parola, si eliminerebbe così anche una grave sperequazione, perché oggi le bustarelle se le possono permettere solo i ricchi, mentre si potrebbero organizzare degli appositi locali dove anche i poveri potrebbero scambiare bustarelle da prezzi congruamente ridotti. Allora, quando diciamo questa cosa, qui vedete una scena di Monsieur Travet, effettivamente quando diciamo questa cosa ci rendiamo conto che stiamo dicendo una fesseria, spero. Perché? E questo però, come tutti i paradossi, diceva Léon Blois, adesso sdoganato da Papa Francesco, quindi si può citare, che ogni paradosso è una sfinge accoccolata sul mistero della storia. Il paradosso ci dice che non tutti i comportamenti molto diffusi debbono essere legalizzati, perché anche la mafia è molto diffusa in certe regioni d'Italia. Però i grandi sostenitori della libera droga, fra cui si annovera Roberto Saviano, non propongono di legalizzare la mafia, tutto il contrario. E quindi questo dovrebbe farci riflettere su questo dato, che non tutti i comportamenti molto diffusi debbono essere per questo legalizzati. Allora, perché qualcuno propone queste stoltezze?
E lo propone perché dietro c'è tutto un lavorio ideologico che ha convinto non solo di una falsa tesi medica che è stata smontata dal dottor Bartelloni, quella secondo cui le droghe o almeno alcune droghe non fanno male ma fanno bene, questo come abbiamo visto non è vero, ma è stato anche creato un'immagine positiva della droga, cioè la droga è una cosa moderna, è una cosa avanzata, è una cosa progressista. Non a caso sono stati citati i siti che vendono semi, ma io sotto, in un'altra incarnazione però contemporanea mi occupo di marchi e di brevetti. E le grandi multinazionali del tabacco hanno tutte già depositato anche in Italia dei marchi per fare quello che fanno in Olanda, cioè vendere la cannabis nelle tabaccherie, e ne avrebbero dei grandi ritorni, poveretti, perché il tabacco ha un'immagine molto cattiva, e quindi si vende con sempre maggiore difficoltà, mentre la droga ha un'immagine positiva, cioè se tu appunto in un'università fumi una sigaretta ti prendono a schiaffoni, ma se fumi uno spinello è una cosa più o meno normale. Quindi c'è un'immagine tutta di. E questo è stato costruito, non è che perché agli inizi del Novecento sì, c'erano degli intellettuali fumatori di oppio o consumatori di cocaina e di eroina, però l'opinione pubblica pensava che la droga fosse una brutta cosa. Poi sono venuti degli intellettuali, alcuni anche docenti universitari come Timothy Leary, che intorno al 68 hanno costruito la cosiddetta rivoluzione psichedelica, ritenendo che alcune droghe, per la verità, soprattutto gli allucinogeni, l'LSD, loro avevano superato la fase della cannabis, fossero in grado di creare l'uomo nuovo, l'uomo rivoluzionario, l'uomo più progressista di quello che c'era prima. Nel 68 si pubblica anche un giornale molto influente, la Marijuana Review. In uno dei primi numeri si leggeva, per esempio, il problema della marijuana è una guerra civile culturale, il cui il modo di pensare tradizionale, conformista, conservatore, morale, etico e religioso urta contro la nuova coscienza planetaria, dinamica, globale, espansa. Quindi vedete, la roba vecchia, le persone religiose, morali, sono quelli contro la droga. La nuova coscienza planetaria, bella, sorridente e progressista, è quella della droga. Un altro importante volume che diffondeva la cultura della droga sessantottina, fu prontamente tradotto anche in italiano, era Play Power, dell'australiano Richard Neville, dove a un certo punto si leggeva una cosa molto curiosa. Io scrissi i miei primi articoli contro la droga più o meno da ragazzino su Cristianità e citavo questa cosa che mi aveva molto colpito, che la droga rendeva capaci di uscire dalla camicia di forza della logica aristotelica, dico perbacco. La droga addirittura contro Aristotele. Allora, perché ce l'hanno con Aristotele? Aveva una faccia non particolarmente simpatica. Beh, può essere che sia vero, però Aristotele è il simbolo del primato della ragione. Cioè Aristotele, e questo è più o meno passato come insegnava anche Benedetto XVI in tutta la cultura occidentale, paragonava l'uomo a un regno bene ordinato, dove il re è la ragione, il primo ministro è la volontà, poi ci sono le potenze immaginative e sentimentali, e poi ci sono anche i sensi, che non sono eliminati, ma sono i sudditi. Allora, la rivoluzione della droga è l'equivalente della rivoluzione francese, per certi versi della rivoluzione bolscevica, fatta all'interno del corpo umano, dove questo re che è la ragione, questo primo ministro che è la volontà, sono ghigliottinati o fucilati, a secondo che uno preferisca Robespierre o Lenin, e il popolo, cioè i sensi, è portato al potere. Questo però è molto difficile, perché questo regno bene ordinato,
che la natura umana non deriva da una convenzione sociale, ma l'ha fatta Dio. E quindi con mezzi naturali, solo convincendo, guardi, lei non deve ragionare perché la ragione è una cosa brutta, è un po' difficile, però oggi la chimica aiuta e quindi con la droga si riesce a sovvertire questo regno. Allora, perché lo fanno? Perché c'è sempre un motivo per cui le idee nascono e queste idee non nascono solo perché qualcheduno si vuole drogare, avrebbero potuto drogarsi senza scrivere libri sulla droga, gli intellettuali lo facevano da diversi secoli, ma queste idee nascono su un substrato di tendenze. Già prima è stato citato Allen Ginsberg, il poeta dell'LSD, qui però usava anche la marijuana, qui vedete Potis Fan, quindi si faceva propaganda un po' a tutte le droghe, e Allen Ginsberg aveva anche una sorta di ossessione antireligiosa, cioè per lui si trattava non solo di detronizzare la ragione dal suo posto nel corpo umano, ma di detronizzare Dio, che secondo lui era un Dio cattivo perché aveva creato un mondo ordinato. Volendo creare un mondo disordinato, che come si vede sarebbe stato molto più divertente, si trattava di togliere di torno Dio. E una delle poesie più famose di Allen Ginsberg, Acido Lisergico, cioè LSD, a questo ritornello ossessivo, grazie a Dio non sono un Dio, e poi inizia con io odio Dio, quindi programma è già chiaramente delineato. Allora, da qui si capisce, non abbiamo ancora detto che cosa si deve fare, voi giustamente potreste dire contro la droga, beh, sicuramente si devono informare soprattutto i giovani del fatto che la droga fa male, perché se i giovani per fortuna non leggono niente, però leggono qualche sito internet, ma se per avventura fossero lettori di Repubblica, quasi ogni settimana fra Manconi, Saviano e compagnia cantante gli raccontano che la marijuana fa bene, infatti si usa anche per uso medico, ma sarebbe come dire che uno potrebbe farsi di antibiotici tutte le settimane, perché anche quelli in fondo si usano per uso medico, quindi evidentemente devono far bene, ecco. Però se uno si prepara un concentrato di antibiotici e se lo beve e se lo fuma tutte le settimane, probabilmente finisce al cimitero, ecco, non, anche se l'antibiotico è certamente lo prescrive, però prescrive il medico quando serve. E quindi la prima cosa da fare è combattere le menzogne secondo cui esistono le droghe leggere che fanno bene, attraverso un'azione educativa, anzitutto per i più giovani e anzitutto nelle scuole. Poi c'è un'azione politica che è molto importante, cioè si tratta di fermare le leggi che vorrebbero, siamo già mal ridotti, ma che vorrebbero ridurci come l'Olanda, o l'Uruguay o il Colorado, cioè paesi dove le droghe cosiddette leggere si vendono in tabaccheria. Ora io non so cosa ci sia scritto nei siti internet per giovanissimi, però un dato che per esempio riguarda l'Olanda è che in Olanda la droga si vende in tabaccheria, ma il numero di arresti di spacciatori non è diminuito. Come, dice, si vende la droga in tabaccheria e ci sono ancora gli spacciatori? Beh, lo ha già spiegato Alfredo Mantovano: o noi facciamo vendere in tabaccheria qualunque droga a chiunque, quindi anche l'eroina al bambino di 9 anni, oppure lo spacciatore sarà sempre un passo avanti, perché si può vendere a partire da 16 anni e lui lo vende a quello di 15, abbassiamo a 14, lo venderà a quello di 13, si può vendere la cannabis con un principio attivo fino al 12%, lui ti venderà quella al 20, al 30, al 40%.
si può vendere la cannabis ma non l'LSD, ti venderà l'LSD, si può vendere anche l'LSD, ti venderà la cocaina e l'eroina che come sapete non sono scomparse. Quindi o legalizziamo tutto e vendiamo l'eroina in tabaccheria anche ai bambini, oppure evidentemente l'unico risultato delle tabaccherie olandesi è quello di avere moltiplicato il numero di potenziali clienti degli spacciatori e quindi non è poi così sorprendente che il numero di spacciatori e anche di spacciatori arrestati dopo la legalizzazione della droga in Olanda non sia diminuito ma sia cresciuto. Quindi è importante l'informazione ai giovani sui danni della droga, importante l'informazione ai parlamentari anche sui danni della droga, di cui le acque decidue delle toilette di Montecitorio, di Palazzo Maci dicono che sono utenti, però al di là di questo ai parlamentari bisogna spiegare che sarebbe bene non peggiorare ulteriormente leggi già pessime, quindi l'azione politica è molto importante, però non finisce tutto lì. Ciò che fa la tossicodipendenza, diceva un bel documento di una ventina di anni fa, ma che andrebbe riletto, del Pontificio Consiglio per la Famiglia, liberalizzazione della droga, punto interrogativo, cioè il tossicodipendente non è uno che usa questo o quel prodotto, ma uno che è dominato da questo o quel bisogno, dice, per questo diceva il documento che la distinzione fra droghe pesanti e droghe leggere non ha tanto senso, perché in verità ci sono diversi tipi di consumatore. Papa Francesco, che qui vedete nella visita ad un centro di recupero in un ospedale brasiliano, proprio in quell'occasione dice: non è con la liberalizzazione delle droghe che si potrà ridurne la diffusione e l'influenza della dipendenza chimica, ma è necessario affrontare i problemi che sono alla base del loro utilizzo. Cioè dobbiamo criticare le idee, ma per criticare le idee dobbiamo affrontare le tendenze. In un altro documento, il Pontificio Consiglio per la Famiglia scriveva che la droga non entra nella vita di una persona come un fulmine a ciel sereno, ma come un seme che attecchisce in un terreno da lungo tempo preparato. E San Giovanni Paolo II, nel messaggio per la giornata internazionale contro le droghe del 1996, scriveva: esiste un nesso fra la patologia letale provocata dall'abuso di droghe e una patologia dello spirito che porta la persona a fuggire da se stesso. Allora, la patologia letale la possiamo curare con i medici, c'è una patologia sociale che dobbiamo affrontare con le buone leggi e con la polizia e i giudici che possibilmente le facciano rispettare, ma la patologia dello spirito la possiamo affrontare soltanto con altri sistemi. Qui vedete una rara fotografia di San Giovanni Paolo II con l'attuale pontefice Papa Francesco, da lui creato cardinale, come sapete, San Giovanni Paolo II aveva uno slogan che anche Alleanza Cattolica ha ripreso in molte sue campagne: la droga non si vince con la droga. Ma possiamo dirlo con parole di Papa Francesco, che non si riferiscono alla droga specificamente, però anche nel senso che si riferiscono alla condizione disperata dell'umanità contemporanea in generale, la nostra tristezza infinita si cura soltanto con un infinito.